Gabriele Menetti, allora Gabriele, partiamo proprio da Basetta e Tiger Boy, i due cortometraggi. Che effetto ti fa oggi rivederli, se li rivedi? Boh, se c'ho tempo li rivedo, poi te lo dico, non l'ho visti. Però sono contento che in qualche modo si intravedeva già che tipo di strada avevo deciso di intraprendere quando ero ragazzo. È fondamentale perché è una cosa che dico sempre ai ragazzi, cioè cercate dentro di voi la strada, perché se no è chiaro che in una fase di apprendimento uno sceglie l'imitazione, il ricalco dello sguardo di altri per in qualche modo capire come funziona questo mondo, però poi a un certo punto è fondamentale capire chi sei, da dove vieni, fare i conti con quello che c'hai e iniziare a raccontare quello che hai, magari mischiarlo con quello che hai studiato, però se tu ti scosti tanto tanto da quel punto là fermo che è la tua identità, non c'è niente da dire. È un disastro. E mi piace il fatto che comunque io abbia fatto dei corti che in qualche modo sono piaciuti e mi chiedono di rivedere perché probabilmente in quelli c'è, diciamo, la semina di quello che poi è stato quello che ho fatto dopo in una forma un pochino più professionale, mettiamola così. Quindi al Gabriele regista chiedo, tu ai ragazzi diresti fate in qualsiasi modo, cioè anche col Fate. telefonino? Io conosco dei ragazzi che vogliono fare questo lavoro, amici, di figli, di chi, insomma, e ogni tanto li incontro e dico: ma allora hai girato? E non lo sto cercando, ho detto: ma come cacchio è possibile? C'è un telefonino, cioè che puoi anche attaccarci un'ottica del cavolo. Siete tutti viziati, cioè avete tutti gli ultimi modelli della Apple, del Samsung, delle cose, ma se avessi avuto queste possibilità, io facevo un cortometraggio al giorno, ero frustrato da morire, che purtroppo ero limitato a quell'H8 che creava una separazione talmente importante da quello che poi era l'immagine filmica che c'era al tempo, faceva talmente cacare, che comunque stavi là, che racimolavi soldi per poter girare in pellicola, capito? Però ecco, insomma. A volte mi capita qualcuno che vuole esordire nel lungometraggio e io la prima cosa che gli chiedo è: faccio i corti, dove stanno? Che mi dicono chi sei. E quelli dicono: no, ancora non ce l'ho. E allora non te produrrò mai. Mai, mai, mai. Perché? Io ne ho Perché restano dei... Perché fatti 11 prima di lo chiamavano Gigrobò e un altro dopo lo chiamavano Gigrobò. Sono pochi, cioè fatti bene, cioè in pellicola oppure comunque con delle tecniche digitali più avanzate. quindi quelli restano ancora secondo te dei biglietti da visita? Che Assolutamente, per forza. Ma al di là del fatto che devono diventano dei essere. biglietti da visita, vabbè, mi capita pure spesso che qualche ragazzo riesce a trovare il mio numero di telefono e mi dice: ciao Gabriele, allora so che vuoi fare il produttore, che fai anche il produttore, allora questo è un corto che ho fatto, ci tengo, una cosa fantastica, fantasy, mi mandano i corti di merda. Allora, no, allora, è Per la importante avere. storia, però, non per la tecnica, No, ma dici? anche per Anche la tecnica, per la tecnica. ma no, perché adesso te lo giuro, cioè, non è che voglio. Io poi ho fatto un percorso particolare, vengo da una famiglia dove comunque mio padre era appassionato di fotografia, io ho studiato fotografia, ho imparato a sviluppare a casa, ho imparato a capire cos'era la tecnica, che cos'era la luce. Mio padre era un amante della pittura rinascimentale, mi ha educato a questo, ho fatto quel percorso poi anche all'università, c'erano tanti esami legati all'arte, li ho fatti con grande agio perché comunque già sapevo abbastanza. Poi uno dei miei più cari amici è un artista contemporaneo, quindi ti parlo di quando avevo 18-19 anni, mi diletto nell'illustrazione, quindi comunque più o meno. Ho l'idea che se spegni questa luce, tieni questa, un pochetto più così, diventa un po' più interessante perché è una separazione, tutto questo non è piatto. Non pretendo che un regista giovane conosca la fotografia, però quantomeno, visto che su YouTube ci stanno miliardi di tutorial su come si imposta fotograficamente, ma basta guardare gli schelli che fanno gli YouTuber, sanno perfettamente che si mettono una luce morbida sulla faccia e separano l'illuminazione che hanno sul volto dallo sfondo e fanno una luce più o meno gradevole, poi lavorano sulla risoluzione e quindi iniziano a lavorare con le reflex pure loro e non hanno quelle telecamere, videocamere preimpostate, però insomma ci si può arrivare, lo devi fare, io l'ho fatto, io mi sono fa ho fatto 5 corti in pellicola con l'invertibile con la fotografia mia quando ero ragazzino.
Quindi pretendo quantomeno anche lì un po' di cura, no? Che ti prendi, metti un soggetto stai sperimentando, lo metti su un muro bianco, è brutto, ma non è che ti giudico e ti massacro per quello. Però, cazzo, cioè, chiama un amico tuo che magari ci capisce di fotografia e là vedo lo sforzo. Mi arrivano delle cose talmente sciatte, talmente poco pensate, talmente lontano da quello che possa essere, secondo me, un prodotto cinematografico, che non diventano dei biglietti da visita, diventano proprio delle cose. No, questo proprio levalo. Capito? Sono sicuro che se poi ci fosse tutto l'ambaradam dietro che sostenga la visione di questa persona ipertecnica, parlo di un entourage di tecnici che lo aiutano, sicuramente viene meglio. Però poi, infatti, là mi baso sulla storia. A un certo punto, se c'è delle storie bellissime, dico, certo, tecnicamente no. Ci sono un sacco di registi, non voglio fare i nomi di tanti colleghi che non hanno idea di che cosa sia una macchina da presa, però hanno una visione e di quella visione comunque è l'unica cosa di cui si preoccupano e chiedono a tutto il reparto tecnico di dargli la possibilità di realizzarla nel miglior modo possibile. Però là ce la devi avere, ce la devi avere. E soprattutto quello che dico, ma poi tanto lo ridirò stasera, tutto quello che ti ho detto sono cose che dico da anni, studiate tanto la storia del cinema, perché quando io l'ho studiata, a un certo punto ho detto, Madonna mia, mo che cazzo dico? Cioè, qui hanno fatto già tutto, tutto, già negli anni 30, 40 hanno fatto tutto, tutto. E allora capisci che l'unica cosa speciale che c'hai è la tua voce, è la tua esperienza, quello che hai vissuto. Un giorno una persona molto importante per me mi disse, sei sicuro che vuoi fare regista? Perché immagino che per raccontare delle storie ci vuole un grande vissuto. Te che cazzo hai vissuto? In effetti c'hai ragione, probabilmente sarò uno di quei mediocri registi che userà il genere per raccontare la vita, perché se dovessi guardare la vita così come magari ha fatto Fellini, forse non sarei in grado, Però questo presuppone che ognuno di noi debba attingere alla propria biografia per non lo so. Sì, far raccontare una storia, quindi è una devi condizio capire. sine qua non, però molti narratori nel cinema italiano ci dimostrano che non è proprio così. Spielberg dice che ogni volta, perché adesso gli hanno detto, lei ha fatto il suo film, un film molto personale, e lui ha detto, io ogni volta faccio un film personale. È inevitabile allora. È inevitabile perché tu comunque giudichi quello che stai mettendo in scena, ti appoggi anche all'idea di comunque, dico, vabbè, raccontiamo un'intervista, se non l'ho vissuta devo in qualche modo mettermi nella condizione di capire come funziona, quindi dal tuo punto di vista racconti quella roba lì, però al di là di quello tu scegli istintivamente storie che ti piacciono perché in quelle storie un po' ti ci rivedi, ma non è solo che, cioè quel riconoscimento nasce anche per il fatto che comunque tu puoi muoverti con un'agilità in una storia di quel tipo, cioè se io domani dovessi andare a raccontare, non lo so, il delirio che c'è a Gaza, ma io che cazzo potrei dire? No? La più grande paura che ho avuto quando ho fatto Freaks Out e la scelta di creare un personaggio che dialogasse col futuro attraverso la droga era proprio perché io quel periodo storico non l'avevo vissuto. E quindi se follemente mi fossi paragonato ai grandi maestri del passato che l'avevano vissuto e avevano girato quelle storie in quel momento, io non sarei mai stato in grado, capito, di mettere in scena. Quindi ho detto, questa è una storia del rempiscello nato nel 76 che riguarda il passato e sa questa cosa qua e lavora con l'immaginazione e ti ricorda questa cosa qua. Poi noi siamo italiani, quindi comunque non siamo figli di quello strappo cinematografico che è il neorealismo, quindi non possiamo ignorarlo, anche quando facciamo fantascienza, non possiamo ignorarlo. Quindi per noi è molto importante che lo spettatore sospenda l'incredulità credendo ai personaggi, che siano veri. Quindi io là me la sono molto fatta sotto, capito? Però poi alla fine E quando penso di dicevi essere arrivato. studiare, studiare guardando o facendo, anche se in parte hai già risposto, o entrambe, cioè quanto è importante la teoria per un giovane? È importante, però poi quello che probabilmente mancava al tempo mio era il fare. E io me lo sono andato a creare, perché la mia fortuna era che io studiavo all'università, al DAMS, però facevo l'attore contemporaneamente. Mi capitava di leggere, non di tutti i professori, qualche orrore no, legato a come si facevano determinate cose. Io le mettevo in scena, quindi certe cose erano giuste, altre meno. Ecco, è più il discorso teorico legato alla storia, vabbè, la storia è quella. Poi fortunatamente mi sono potuto permettere, grazie al fatto che lavorassi da quando avevo
19-20 anni, e probabilmente era un periodo anche d'oro per gli attori in quel momento, anche se non contavi niente, ti davano comunque bei soldi, di poter andare negli Stati Uniti e fare, diciamo, un corso, dei corsi universitari che poi mi vennero riconosciuti qua, dove ho potuto fare. Cioè lì mi hanno dato le macchine da presa e mi hanno detto metti la pellicola e gira. E io mi sono talmente gasato che ho fatto il direttore della fotografia per tutti quanti quelli che stavano là, quindi ho fatto un botto di corti come direttore della fotografia, giravo, non dormivo 3-4 notti, ero fomentatissimo, quindi sono arrivato a Roma. Dico adesso non fa un film, mannaggia la miseria, poi ci ho messo il tempo che ci ho messo perché qua tutto va a rilento. Però l'hai fatti, dai. L'ho fatto, sì, l'ho fatto. Guarda, mi ricordo una volta una persona mi disse, fece una battuta molto infelice su Claudio Caligari che avesse fatto troppi pochi film. Io ho detto, sì, però dentro quei 3 film c'è sta un mondo di cinema. Spero che nei miei 2 film, adesso ne ho fatto un terzo, l'ho quasi finito di montare, oggi stavo a vedere l'ultimo cut. Ci sia comunque un percorso, uno studio, non uno che fa i film così. Anche Malik ne ha fatti pochi, insomma. Sì. Però questi ultimi sono un po' tutti uguali, se posso vabbè, permettermi di sì. fare un'obiezione. La rabbia giovane e la sottile linea rossa sono 2 capolavori proprio incredibili. Ti volevo chiedere questo, infatti tu hai detto il tuo messaggio per i ragazzi è abbastanza chiaro, anche abbastanza forte, in diverse sue sfaccettature, però tu da chi hai imparato di più? Se c'è stato anche qualcuno che a 18 anni ti ha Allora, detto... ti dico, io poi sono pure molto pigro, porca miseria. Quindi, non lo so, io credo che la visione sia qualcosa che puoi in qualche modo scolpire attraverso lo studio, attraverso, il fare, come hai detto te. Però ce la devi avere a priori e quella cosa ce l'hai perché c'hai talento, penso. Perché, sai, io ho prodotto altri 3 film, a parte i miei 3 registi. All'inizio provavo ad entrare anche a gamba tesa dentro quelle storie, cercando di fargli capire il mio punto di vista. Poi ho capito che dovevo lasciargli in mano il timone. E a volte è andata, a volte è andata meno e lo dico, forse posso sembrare presuntuoso, però per la prima volta nella mia vita, quando ho prodotto, ho detto a me stesso, non sono un impostore, perché ho sempre pensato, dopo tutto il successo di cui chiamavano Gigrobò e quello che mi dicevano in questo paese un po' così, dico, ma sì, ho capito, però, arigà. Cioè, io ho studiato cinema, ma che cazzo ho fatto? Cioè, che cosa ho da dire? Ho fatto, cioè, io dopo Gig non sono stato tanto bene, perché poi avevo perso molta fiducia in me stesso. Però poi ho capito che quel qualcosa lì, forse qualcosina, ma non tanto, perché ci sono vari gradi di questa visione, di questo magari se vogliamo chiamarlo talento, un po' c'è. Non posso dirmi che ce l'ho tanto, però qualcosa che fa funzionare poi dopo quel racconto, qualcosa c'è, qualcosa c'è. E molte volte ho capito che i film che non mi piacciono sono figli dell'assenza di questa cosa qua. Puoi pure perderlo, così, in un nanosecondo, quando hai smesso di avere quella cosa che sei là, che ti immagini questo racconto e non hai... Io non sono mai stato tanto bravo con le parole, quindi mi immaginavo come potessero essere le cose, anche quando magari provavo a farmi forza per uscire con le ragazze, le cose, mi immaginavo situazioni alternative, stavo tutto dentro la mia testa, capito? Che chiaramente paghi pure il prezzo per essere così, per essere una persona così. Ecco, io non dico che tutti i registi debbano essere così, però a me quella cosa un po' mi ha aiutato a previsualizzare quello che potesse essere un racconto cinematografico. E quello in qualche modo ce lo devi avere, però poi è importante una cosa, molto molto importante, non bisogna lasciarsi scoraggiare, devi, come dicono gli inglesi, prove everybody wrong, cioè dimostrare che tutti sono nel torto, no? E quindi tu qualcosa ce l'hai, però devi avere anche un po' le antenne per capire quando forse stai a fare delle cose che non hanno senso. Ecco. Riconoscere il famoso limite, la barriera. Sì, perché io ho visto un sacco, io ve lo dico perché non c'erano i social quando ero pischello
e molte persone si illudevano anche per agio che quel qualcosa di speciale ce l'avevano e stavano là tutte le sere al bar a bere e a dire a se stessi: questo è un paese di merda, non mi hanno dato la possibilità e prima o poi ce la farò. Non basta. Non basta. In chiusura, Gabriele, al Gabriele produttore adesso, dopo il Covid sembrava, diciamo, la situazione essere un po' moribonda per la sala, ovviamente. Invece adesso, soprattutto negli ultimi mesi, sì, Oppenheimer, ma anche la Paolo, anche Cortellesi, Ma la ci Cortellesi sta. al Guinness dei primati italiano, Esatto. cioè nel Ci stanno senso dimostrando che non è così, no. è il contrario. Che idea. Bisogna creare dei film che siano un evento, non fare quei filmetti che servono soltanto, non voglio dire a se stessi, cioè io per esempio adesso sono stato in giuria a Venezia, io ho capito un po' con quale termometro quel tipo di registi e di giuria giudica un determinato tipo di cinema al quale vogliono appartenere i registi che si sentono autori. Ed è giusto che se sei così speciale, tu vada avanti per la tua strada, però De Fellini, Antonioni. È giusto pensare e provarci, però quando poi hai capito che non è così, se hai un po' di capacità, cioè cerca, no, di sfruttare chi sei e il talento che hai e soprattutto il pubblico credo che voglia ascoltare delle nuove storie. Paola Cortellesi ha fatto un film che ha parlato tanto al pubblico e quello è importante perché l'autore è sempre pensato, io sono così speciale che posso permettermi di dire quello che voglio, in questo momento sento di fare questa storia e mi seguiranno come Gesù Cristo. Non è così, perché quel diverbio universitario che era cinema e arte o intrattenimento è un po' tutte e due le cose, e tutte e due coesistono. Quindi tu devi usare la tua voce per convincere il pubblico. Se la usi per convincere il tuo ombelico, stattene a casa e fatelo in camera il film tuo, perché costa un sacco di soldi. Forse in Italia è ancora più così. Grazie Gabriele, Grazie a voi. grazie Grazie. mille.